Sono. Perché non vieni qui a rimestare questa merda piuttosto? Ci serve una barca più grossa. Ferma il motore. Quello è più di 6 metri. Anche 8 metri. 3 tonnellate almeno. Ci serve una barca più grossa. No, diamoci da fare. Come facciamo? Come facciamo? Vieni a prova con me, Martin. Gira intorno alla barca. Eccolo che torna. Faro di Punta Emi ti chiama Orca, rispondete. Qui Orca, passo. C'è la moglie di Martin Brody. Sì, ascolto. Forza, Martin! Muoviti! Io non ci vado laggiù! Arriva oltre il primo parete! Oltre il primo parete! Più avanti! Ma perché? Va più avanti! No! Va più avanti! Ma perché? Arriva alla fine del pulpito, per favore! Cosa? Per favore, arriva in fondo al pulpito! Ma perché? Mi serve di inquadrarti per calcolare la proporzione! Ma va al diavolo! Suo marito sta pescando, signora Brody. Ha già preso un paio di calamari. Glielo riporto per la cena questa sera. Non abbiamo ancora visto niente. Passo e chiudo. Resta lì, per favore, un altro po'! È anche morto! Per la miseria! Vieni qui, Ted. Fatti fotografare. Capo, adesso vattene in plancia e vai via così. Ma non ho mai portato una barca. Indico la direzione con la mano. Mister Hopper? Attacca questo moschettone al primo barile. Voglio beccarlo sulla testa, quel bastardo. Vieni avanti, bello. Vieni avanti. Hopper, aggancia quel barile. Hopper! Ti vuoi sbrigare? Ora tocca a te, Quint. Hopper, dove sei? Hopper, sgancia quel barile, sento. Non mi rovinare tutto, sta arrivando, sbrigati! Va bene, va bene! Forza, Hopper, sbrigati! Hai fatto! Avanti, avanti. Spara qui, ammazzalo! Avanti! Spara! Guarda! È colpa tua, Hopper, se non l'ho colpito sulla testa! Va bene, vediamo quanto ci mette quel barile a riportarlo su. Aggancia un altro barile! Io cerco di raggiungerlo! Thank you.